Dubito che senza ascolto possa esserci altra arte o altra musica, perché ascolto presuppone curiosità e attenzione. Senza curiosità e senza l'attenzione poi in quello che fai, difficilmente hai la capacità di rigenerare necessariamente la creatività, che non è un dono di Dio, ma probabilmente è un talento, ma come tutte le, insomma, come tutte le piante che devono essere innaffiate, ha bisogno di crescere e alimentata. Non a caso tanti artisti che possono essere scrittori o musicisti, le cose migliori le hanno fatte nei primi anni, perché è un altro tipo di energia che non sempre riesci comunque ad avere nell'età più avanti. Certo, fai altro, ma credo che curiosità, capacità d'ascolto, e interesse e voglia e desiderio e urgenza, quindi avere la necessità di raccontare qualcosa che seconda solamente all'urgenza, alla necessità di ascoltare. Un artista che ha raggiunto comunque livelli molto alti, mi ha stupito la volontà di tornare a imparare, quasi a risedersi di nuovo sui banchi di scuola, in conservatorio. Lei è diventato appunto uno studente di nuovo, non è scontato rimettersi in gioco. Io non mi pongo il problema se sia scontato o no, so che ho la fortuna di vivere ancora di urgenze, come un'urgenza ancora fare musica, ho sentito l'urgenza di imparare qualcosa, o meglio, l'ambizione di trovare qualcosa che potesse ampliare il mio linguaggio, quindi questo famoso alfabeto, forse imparare anche altre lingue. Noi siamo abituati ad ascoltare la musica che abbiamo intorno. Avere un posto in cui ti insegnano una musica che è stata, una musica che è, e forse una musica che sarà, ma che arriva da tutto quello che si può fare con la musica nel mondo, allora diventa molto interessante. E io lo faccio per utilità, a me serve, ne ho bisogno. L'onore dell'ascolto è libertà, è cosciente di ciò che si ascolta ed è la libertà di scegliere e di scoprire soprattutto. Perché effettivamente se noi ripetiamo sempre gli stessi gesti, ascoltiamo sempre le stesse cose, sì, abbiamo una, come posso dire, la conferma, ma scoprire qualcosa di nuovo, scoprirci, scoprire degli interessi, dei gusti, pensate a tavola, no? Se mangiamo sempre le stesse cose, poi ci annoiamo, e lo stesso discorso vale per l'orecchio. Esplorare, sperimentare, noi in realtà tutte le cose che facciamo le facciamo in termini sperimentali, no? Perché non è che siamo non siamo nati imparati, quindi se pensiamo alle esplorazioni di un bambino che prende gli oggetti e se li mette in bocca per capire che cosa sono, questo è essere sperimentali. Io credo che in realtà questo sia per certi versi l'esito naturale dell'identità della sede torinese delle Gallerie d'Italia. Aprirsi alla fotografia e quindi decidere di affrontare i principali temi dell'attualità ti pone in una condizione di apertura e di disponibilità ad altri linguaggi, alle altre cose che accadono sulla piazza, agli altri interlocutori culturali, istituzionali della città in maniera diversa rispetto ad altri. I luoghi della cultura si aprono, si autocontaminano e consentono di dare un significato più profondo al ruolo che oggi un museo ha rispetto alla propria comunità di riferimento. Per di più, le Gallerie d'Italia di Piazza San Carlo sono una prosecuzione naturale della piazza, sono piazza e in piazza ci si incontra.